Mi chiamo Paola Banone, ho 46 anni, che mi dicono non dimostro, perché lavorare con le persone disabili credo faccia rimanere giovani. Mi occupo di politica del tempo libero e nasco come animatore sociale e socioculturale. Ho 25 anni di lavoro ed esperienza, premiato nel 2007 da sindaco, ex nostro sindaco Moratti con l'Ambrogino d'Oro. Per la stretta collaborazione che comunque nel tempo ho cercato con le istituzioni. Io ero una tennista, mi sono scassata il menisco e il crociato sinistro un mese dopo Ronaldo e non mi sono operata. Ho preso peso, non ho più giocato a tennis e ho cominciato a fare delle terapie alternative tipo la danza terapia. Ho incontrato un maestro, Ernst Duplan, il creatore del tema di ricerca e espressione primitive, e in seguito ho conosciuto Alito Alessi, che è l'inventore e il creatore della Dance Ability, metodo che insegno e che seguo da diversi anni. Grazie, Silvio, fai tu la preghiera. Inventata da te, non dire una formula magica. Io sono una danza movimento terapeuta iscritta all'APID, che è l'ordine di riferimento nazionale esistente da 10 anni. Siamo in 300 iscritti con percorsi di formazioni quadriennali, con delle supervisioni delle terapie individuali e lavoriamo sulla lettura del parametro corporeo, su l'interpretazione e la teoria di Laban, quindi i parametri labaniani. E il significato relativo all'espressione e al gesto. Poi in più io inserisco la dance ability, che non si connota come una terapia. Quindi la mia tesi è stata dimostrare gli aspetti terapeutici della dance ability. Siete tutti in piedi, siete tutta testa. A me non piace usare la parola danza terapia perché se io dico a voi venite a fare una seduta di danza terapia, vi sto dicendo che da qualche parte siete malati e avete bisogno di terapia. Secondo me avete semplicemente bisogno di relazionarvi col vostro movimento e con gli altri. Prego, venite, venite. Prego. Ciao Rossella. Prego. Lavoro col gruppo misto. La definizione di Mixed Ability Group è un gruppo multipatrologico, multietnico e basta, formato da un gruppo di persone. Noi quattro in questa sala siamo un gruppo misto, per provenienza, per cultura, per sesso. Quindi di base questo, mi occupo di un lavoro sul movimento e di benessere. I due item principali della danza contemporanea nel quale noi ci iscriviamo sono tutti i corpi respirano, o meglio, tutti i corpi ballano, everybody moves. Perché ci muoviamo? Perché respiriamo. Nel momento in cui non respiriamo siamo morti. Quindi il movimento del respiro, tutta la parte del warm-up iniziale, parte da un lavoro di sensibilizzazione interna e di respirazione, il contract release di Martha Graham. E, ecco, prendo l'occasione per dire che collaboriamo con World Dance Alliance, di cui presidente Joseph Fontano è colui il quale ha portato Martha Graham e lo stile Martha Graham in Italia insieme a Elsa Piperno ed è il direttore artistico del nostro festival. Quindi respirazione e il contatto.